martedì 5 maggio 2015. Io sono Bella Shakmirz e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo le notizie della città. Iniziamo con una notizia di utilità per tutti i cittadini. Dalle 9 di questa mattina è prevista una manifestazione che avrà ritrovo in Piazza della Repubblica e proseguirà in Viale Montesanto, Bastioni di Porta Nuova, Viale Crispi, Porta Volta, Piazza Lega Lombarda, Viale Elvezia, Via Bertani, per poi terminare in Piazza Sempione. Le linee ATM interessate per quali sono previste rallentamenti sono quelle del tram 1, 2, 4, 9, 14, 33 e dei bus 34, 43, 57 e 94. Ancora fiamme in città. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, 4 automobili ed alcuni bidoni dell'immondizia sono stati dati alle fiamme in zona Città Studi, precisamente in via Botticelli, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare gli incendi in seguito all'allarme dato da alcuni residenti. Dunque, ancora distruttore in città dopo gli scontri di venerdì, mentre la polizia indaga sull'accaduto per scoprire i colpevoli di questo ennesimo atto vandalico. Ora parliamo di trasporti. Il BikeMe si amplia e si modernizza in occasione di Expo, anche per i percorsi cittadini lunghi. In arrivo questa settimana, oltre alla app per abbonarsi da smartphone, la carica delle 1000 bici elettriche rosse, che vanno ad aggiungersi alle 3600 tradizionali e che permetteranno di raggiungere Ropero. Oggi martedì 5 maggio è prevista l'apertura delle stazioni di Loreto, Domodossola, Caneva Tolentino, Govone Borghese, Macmahon Artieri e Macmahon Caracciolo. L'apertura proseguiranno per tutta la settimana e il sabato in programma culminerà con una biciclettata collettiva da Piazza Duca d'Aosta a Piazza Duomo. Chiudiamo con una bella notizia che giunge dall'Expo. Grazie all'iniziativa della Fondazione Banco Alimentare sono stati recuperati da Expo 200 kg di alimenti, consegnati poi alla Fondazione Fratelli di San Francesco. L'iniziativa si propone di impegnarsi per l'intero semestre dall'esposizione con l'intento di recuperare almeno il 40% delle eccedenze alimentari. L'associazione Onlus presenta il suo progetto con un filmato visibile nel padiglione Zero e chiede il contributo di nuovi volontari. Per oggi è tutto, ci vediamo domani con Good Morning Milano.